Bentornati amici di Obiettivo News. Oggi in studio abbiamo una miss, si chiama Angelica Crauci, ha 18 anni e viene da Chivasso e si è qualificata, ha vinto la fascia di Miss Rocchetta Bellezza nella seconda tappa delle selezioni regionali della Liguria che si sono tenute il 14 luglio a Loano, al Florida Beach. Ciao Angelica e benvenuta. Ciao a tutti, grazie di avermi oggi. Come mai una piemontese in una tappa di Miss Italia Liguria? Allora, è stato tutto molto casuale. Noi andavamo sempre appunto al Florida Beach e abbiamo saputo di queste selezioni. Io all'inizio ero titubante, poi mia mamma mi ha spinto a fare questa esperienza, anche solo per l'esperienza appunto, per ricordarmene poi un futuro. E alla fine sono arrivata seconda, è stato non programmato, però è stato bellissimo, quindi sono felice di questa esperienza. Quindi è iniziato tutto così per gioco e poi effettivamente sei riuscita a qualificarti e vincere questa fascia. Un'esperienza diversa che non avevi mai vissuto. Mai, anche perché non sono mai entrata a contatto nel mondo della moda ed è stata appunto la mia prima esperienza di questo tipo. Che cosa, molti si chiedono che cosa si che cosa si prova a essere una miss e cosa si prova a essere all'interno di un ambiente che noi vediamo soltanto al di fuori. Allora, devo dire che io non sono stata per niente agitata, appunto perché l'ho preso per gioco, però adesso che sono una miss mi sembra di dover dare il buon esempio a un sacco di ragazze che guardano a me. Quindi non essere solo una bella ragazza, ma essere anche una ragazza intelligente con degli obiettivi nella vita. Perché Miss Italia non è solo essere belle, ma anche essere delle ragazze indipendenti, moderne. Tu hai 18 anni e frequenti il liceo linguistico. Sì. A settembre inizierai l'ultimo anno. Quali sono i tuoi obiettivi futuri? Allora, nel futuro vorrei andare all'università, fare i primi anni in Italia e poi andare all'estero. E poi, allora, non ho ancora un'idea ben definita del futuro. Quello che voglio essere è essere felice e avere una vita e un lavoro che mi stimoli, che mi porti a raggiungere ogni obiettivo che mi propongo. Le selezioni adesso continueranno, ci saranno delle altre tappe sia per quanto riguarda tutte le regioni d'Italia, quindi anche la Liguria. Parteciperai quindi a delle altre selezioni con l'obiettivo di riuscire a vincere la fascia di Miss. L'obiettivo è questo, poi se non succederà sarà un'esperienza bella lo stesso. E sento che la tua avventura è iniziata così per caso, come si svolge una giornata tipo all'interno del circuito di Miss Italia? Perché come sappiamo la giornata si sviluppa sotto diverse angolazioni, quindi ci sono più momenti dedicati a voi Miss. Cosa fate? Allora, appena arriviamo ci viene chiesto di fare il check-in, ci chiedono un nome, ci danno un numero, che è in base all'altezza. In seguito abbiamo fatto delle registrazioni, delle foto nei Valmare. Poi siamo andate a farci i capelli dal parrucchiere. E poi c'è stato un momento un po' di stallo dove ci siamo truccate e tutto. E poi in seguito abbiamo mangiato e poi fatto le prove. Abbiamo dovuto aspettare ancora un bel po' perché c'erano ancora dei clienti in spiaggia. E verso le 9:30 abbiamo iniziato effettivamente con lo spettacolo. E quindi durante tutto questo tempo siete sempre state comunque insieme. Qual è l'ambiente, la relazione che si instaura anche tra voi ragazzi che comunque la maggior parte di voi non si conosce? Allora, io essendo l'ultima arrivata, tra virgolette, non ho avuto modo di conoscere bene queste ragazze. Ovviamente erano tutte bellissime ragazze e devo dire che erano molto competitive. Quindi bisogna ricordare che comunque è una competizione e questo l'ho sentito. Nonostante questo erano tutte brave ragazze che comunque erano molto determinate. Non so se ti senti di dire, cosa ti senti di dire alle ragazze che ti stanno guardando e che magari sognano un giorno di entrare a far parte di questo mondo o comunque di tentare un'avventura come è stata la tua. Allora vi dico di buttarvi perché io in primo luogo
non mi sarei mai aspettata di arrivare a questo risultato. Quindi credete in voi stesse, siate sicure di voi stesse e ce la farete a raggiungere tutti i vostri obiettivi nella vita.